torniamo alla pressione atmosferica per approfondire il discorso. Ricordiamo che è molto intensa, ma che non ce ne accorgiamo perché agisce con lo stesso valore su tutte le superfici per la legge di Pascal. E nel caso degli oggetti cavi agisce sia all'interno che all'esterno. Ricordiamo il tavolo che non si pacca e quindi per via di queste cose noi non ci accorgiamo della presenza, dell'esistenza di questa pressione atmosferica intensa. Per poterla vedere e misurare si può utilizzare il barometro di Torricelli. Torricelli, 1600, matematico e fisico, allievo di Galileo. Torricelli, forse per caso, scoprì che prendendo un tubo di vetro, un tubo pieno di mercurio, e capovolgendolo per versare il mercurio dentro questa bacinella, il mercurio che stava all'interno non scendeva tutto, ma si fermava a circa 76 cm di altezza. Dunque, questo è il fondo del tubo e questo invece è l'imboccatura. Inizialmente il mercurio riempiva tutto il tubo fino al fondo perché il tubo non era rovesciato come lo vediamo adesso e una volta immerso il tubo dalla parte dell'imboccatura nella vaschetta piena di mercurio e capovolto il livello del mercurio scende ma qua non entra l'aria, quindi c'è il vuoto in questa zona qui. Quindi nella parte finale, nella parte chiusa del tubo, in fondo al tubo. Allora Torricelli capì che questo, cioè che il fatto che il mercurio non scendesse al di sotto di questo livello, era dovuto alla presenza della pressione atmosferica, qui indicata con P0, che preme sulla superficie del mercurio e per la legge di Pascal si trasmette all'interno del mercurio, premendo dal basso verso l'alto su questa superficie per contrastare la caduta da discesa del mercurio. Si raggiunge quindi un equilibrio di forze, o meglio di pressioni, per cui la pressione atmosferica che è penetrata all'interno del mercurio e adesso spinge dal basso verso l'alto, equilibra perfettamente la pressione cosiddetta idrostatica, cioè quella della legge di Stevin, cioè la pressione dovuta al peso di questa colonna di mercurio. È questo il motivo per cui la colonna non scende. E proprio calcolando, misurando quanto è alta questa colonna, diciamo 76 cm, che si può calcolare la pressione atmosferica. Infatti con la legge di Stevin prima si calcola la pressione idrostatica che questa colonna di mercurio fa alla sua base e quindi si calcola con la formula dgh, dove h è 76 cm. G è l'accelerazione di gravità terrestre e D è la densità del liquido, quindi la densità del mercurio. Una volta eseguito questo calcolo, si conosce anche la pressione atmosferica perché vale lo stesso valore. Notiamo che qua sopra c'è il vuoto e quindi non bisogna aggiungere la pressione atmosferica, cioè non bisogna scrivere la legge di Stevin generalizzata. Cioè non dobbiamo aggiungere la pressione atmosferica a questo valore, perché la pressione che si esercita alla base di questa colonna di mercurio è dovuta solo al mercurio e non all'aria che non è presente sopra il mercurio. Viceversa, se noi aprissimo il tubo qua, alla base del tubo, allora potrebbe esercitarsi, entrerebbe l'aria, si eserciterebbe la pressione atmosferica che andrebbe a contrastare la pressione atmosferica qua sotto, e quindi il mercurio scenderebbe perché non ci sarebbe più il contrasto della pressione atmosferica che impediva al mercurio di scendere. Effettuando il calcolo GdH, la legge di Stevin, con un'altezza della colonna di mercurio di 76 cm, G e la densità del mercurio, si trova circa 101.000 Pascal, che appunto è la misura della pressione atmosferica. La pressione atmosferica quindi vale circa 101.000 Pascal e viene misurata non direttamente, ma per uguaglianza con la pressione idrostatica esercitata dalla colonna di mercurio. Notiamo anche che il mercurio è molto più denso dell'acqua, circa 13,6 volte di più. Bisogna anche dire che la pressione atmosferica non ha sempre lo stesso valore, ma presenta delle lievi fluttuazioni piccole dovute innanzitutto alla quota alla quale si trova la località dove appunto si misura questa pressione atmosferica. A livello del mare diciamo che vale
quell'intensità giusta che è in grado di tenere sollevata la colonna di mercurio fino a 76 cm, ma se noi andiamo in una località di montagna, lassù la pressione atmosferica è un po' meno, perché ci sono meno strati d'aria che premono e che pesano sopra, e anche perché la densità dell'aria è più piccola, perché in alta montagna l'aria è meno compressa. Quindi questa pressione atmosferica, che poi si esercita all'interno del mercurio, è meno intensa e quindi non è in grado di mantenere la colonna di mercurio a 76 cm di altezza, ma per esempio a 75 o a 74 o a 73 cm. Quindi più si va in quota in montagna e questa colonna di mercurio risulta più bassa. Ecco perché si parla di barometro, perché è uno strumento che in base alla misura dell'altezza del livello del mercurio è in grado di dirci qual è la pressione atmosferica. Se la colonna si ferma a un livello più basso, la pressione atmosferica è minore. Inoltre, pur rimanendo, diciamo adesso, a livello del mare, quindi restiamo a livello del mare, però la pressione atmosferica cambia un pochino anche con le condizioni climatiche. In particolare, quando l'aria è secca, la pressione atmosferica è un pochino più alta, e infatti si parla di alta pressione e quando è bel tempo. Quando invece è brutto tempo e c'è umidità nell'aria, la pressione atmosferica è un pochino minore, si vede dal fatto che la colonnina di mercurio si mantiene un po' più bassa, e infatti si parla di bassa pressione. Questo perché la presenza di vapore acqueo nell'aria, quindi di umidità, riduce la densità dell'aria, perché il vapore acqueo sono molecole d'acqua che sono abbastanza leggere rispetto alle altre molecole, gli altri composti che costituiscono l'aria. Quindi in qualche modo la presenza del vapore acqueo nell'aria alleggerisce un pochino l'aria, che quindi esercita una pressione atmosferica minore. Le fluttuazioni dovute al clima, non tanto al caldo e al freddo come abbiamo visto, ma piuttosto al bel tempo e al brutto tempo, cioè all'aria secca o all'aria umida. Queste fluttuazioni sono comunque molto contenute e fanno variare l'altezza della colonna di mercurio di 2-3 cm in più o in meno, al massimo. Comunque il valore medio della pressione atmosferica nel corso, diciamo, di un anno a livello del mare è circa 101.325 pascal. Questo almeno è il valore convenzionale standard che viene dato alla pressione atmosferica, cioè il valore esatto di una atmosfera, 101.325 pascal.